Ok, allora abbiamo visto che L, quindi sono i numeri costruibili, che questo è un sottocampo dei numeri complessi. Adesso c'è un'altra descrizione di questo campo, un teorema, che dice che Z sta in L se e solo se esiste una successione di sottocampi di questo tipo, Q che sta in K1, che sta in K2, che sta in KT, con la proprietà che i gradi successivi sono sempre 2, quindi è un'estensione di grado 2 di un'estensione di grado 2 di un'estensione di grado 2 e così via, e con la proprietà che Z sta nell'ultimo campo. Questo è il teorema. Quindi così poi è un altro modo per caratterizzare i numeri costruibili, ma puramente in termini di campi. E quindi un corollario è, quindi abbiamo quindi che il campo generato da Z è un sottocampo di KT, ma se questo è una successione di estensioni di grado 2, allora per la molteplicità dei gradi vediamo quindi che il grado di KT su Q è una potenza di 2, si sa persino dire 2 alla T mi pare. E quindi questo grado QZ su Q è un divisore di questo grado grande, e se questo è una potenza di 2, anche questo è una potenza di 2. Quindi se un numero è costruibile, se lo aggiungi, prima di tutto è algebrico, sta in un'estensione finita, solo numeri algebrici sono costruibili, e poi il grado del campo, più piccolo campo che lo contiene, è una potenza di 2. Non vale viceversa, chi ha voglia di viceversa è falso. Per esempio, ecco un esempio per chi ha voglia di provare questo. Se prendo Q alfa con alfa 0 del polinomio x alla quarta più x più 1, che è irriducibile modulo 2, e quindi è irriducibile in Qx, quindi questo ha quindi grado 4 su Q, è una potenza di 2, ma non c'è un campo fra Q e Q alfa, quindi non esiste, quindi il grado di Q alfa su Q è 4, che è una potenza di 2, ma non esiste un campo fra Q e Q alfa di grado 2, questo non esiste, quindi non vale viceversa. Ma per noi, se noi vogliamo che certi numeri non sono costruibili, ci va anche bene, perché quindi se riesco a dimostrare che il grado non è una potenza di 2, quindi forse lo scrivo ancora qua, quindi se Z sta in C e il grado di QZ su Q non è potenza di 2, allora sicuramente Z non è costruibile da 0 e 1 sempre. E questo possiamo usare per risolvere questi problemi di 2000 anni fa. Per esempio, il primo problema, la trisezione, per far vedere che non c'è una soluzione in generale, ho proposto di prendere
questo numero e alla pi greco i diviso 9, che è e alla pi greco 3 alla un terzo, quindi sarebbe la trisezione di questo angolo qua che so costruire. Che questo quindi, la domanda è se questo sta in L o meno. E quindi, ma questo è algebrico, no? Questo è algebrico, almeno questo è algebrico. Infatti è uno zero, ti vedo un polinomio che lo ha come zero. Ma la nona potenza fa meno 1, quindi 0 di x alla 9 più 1. E x alla 9 più 1 è riducibile, ma perché è divisibile per x3 più 1, e questo è x alla 6 meno x alla 3 più 1, ma questo è irriducibile. Si vede questo facendo di Eisenstein, se fai una sostituzione, forse non faccio questo, se scrivete x uguale a y meno 1 diventa Eisenstein rispetto al primo 3. E puoi anche dimostrare che è irriducibile il modulo 2, hai voglia, anche il modulo 2 è irriducibile, e quindi è irriducibile. E vedete, questo quindi è il polinomio minimo di questo numero algebrico. E quindi la costruzione è che, la conclusione è che il grado di e alla pi greco i diviso 9 su q, questo è il grado del suo polinomio minimo, il più piccolo, l'unico polinomio monico irriducibile che ha questo numero come zero, che è questo, che è 6, e questo non è una potenza di 2, e quindi fine, end of story, non è costruibile, anche se anche oggigiorno, se guadagnerete gente che fa trisezioni, ci sono ancora a voglia che pensano, che trovano metodi molto ingegnosi per farlo lo stesso, ma nella matematica, diciamo, standard, tutti sono convinti che è impossibile. Ok, adesso facciamo, questo è il primo problema, facciamo il secondo problema. Il secondo problema era la duplicazione del cubo. E questo era la questione, era se la terza radice di 2 era in L o meno. È costruibile questo numero? E no, perché chiaramente è uno 0 del polinomio x alla 3 meno 2, e questo è irriducibile perché è Eisenstein rispetto al primo 2. E quindi il campo generato da questo numero dentro i numeri complessi a grado 3, e questo non è una potenza di 2. E la terza cosa era la quadratura del cerchio. In questo caso la questione era se la radice di pi greco era in L. E questo infatti è stato l'ultimo problema, che storicamente questi problemi, la trisezione e la duplicazione del cubo, sono stati risolti poco dopo Galois, all'inizio dell'Ottocento, ma questo sono alla fine dell'Ottocento. Quindi è stato dimostrato da Lindemann nel 1882 che pi greco non è algebrico, è trascendente. Quindi pi greco non è zero di nessun polinomio con coefficienti in Q.
E quindi questo implica che neanche la radice di pi greco non è quindi neanche algebrico. E quindi in particolare non sta in L, perché L contiene solo numeri algebrici. La dimostrazione di questo fatto quindi è trascendente, è molto delicato, metterò una dimostrazione sulla pagina del corso, ma non lo facciamo. E il quarto problema, forse ne parlo dopo, perché voglio fare la classificazione dei poligoni regolari in qualche dettaglio. Dopo. Ma questo risolve almeno i tre problemi classici. E quindi dobbiamo solo ancora dimostrare il teorema, che forse prima questa direzione. Lo dimostro per induzione rispetto a T. Chiamo Q allora K0. Quindi per T uguale a 0 è banale. Ah, non è neanche banale. Tutti i numeri in Q sono costruibili. Perché? Perché tutti i numeri in Q sono... Perché abbiamo 0 e 1, e i numeri costruibili formano un campo, e quindi in particolare contengono il più piccolo campo che contiene 1, che è Q. Quindi T uguale a 0, perché 0 e 1 stanno in L, che è un campo, e quindi anche Q sta in L. Per forza, come vi ho detto la prima lezione sui campi, ogni campo contiene un suo sottocampo più piccolo, che nel caso di C è Q, perché la caratteristica è 0, e quindi anche è la caratteristica 0, e per forza deve contenere Q. Si vede anche a mano con le costruzioni. Quindi neanche T uguale a 0, facciamo così. Adesso T più grande di 0, quindi suppongo già che tutti gli elementi fino a kt meno 1 sono costruibili. Quindi per costruzione, per induzione, suppongo che kt meno 1 è contenuto in L, tutto costruibile. Ok, adesso prendo un alfa in kt. Se sta già in kt meno 1 non c'è niente da dimostrare. E quindi prendo alfa in kt, ma non in kt meno 1. Ok, allora posso considerare il più piccolo sottocampo che contiene alfa, che sta dentro kt. Scusate, kt meno 1. Yeah? Quindi ho kt meno 1 che sta in kt grado 2, prendo un elemento qua che non sta qua, e allora trovo il sottocampo generato da questo elemento. Ma questo è un'estensione di grado 2, questo non è banale, quindi queste estensioni quindi hanno grado che dividono 2, quindi o è 1 o è 2, ma questo non è banale, quindi questo ha grado 2 e questo per forza a grado 1, perché i gradi si dividono, e quindi questo è uguale, quindi il campo kt è generato da alfa.
Questo vuol dire che se scrivo tre elementi, forse il grado è 2, no? Quindi il grado è 2, e ripeto cosa vuol dire grado. Grado è una dimensione. Il grado, dire che il grado è 2, vuol dire che questo campo è uno spazio vettoriale di dimensione 2 su questo campo. Yeah? Quindi questa è la dimensione di Kt come Kt meno 1 spazio vettoriale. Ogni volta, ogni estensione è un spazio vettoriale di dimensione 2 sul campo precedente. Questo vuol dire che se scrivo tre elementi in questo campo, sono dipendenti, perché così è la vita in uno spazio vettoriale di dimensione 2. Quindi scrivo 1 alfa e alfa quadrato, sono in Kt e sono dipendenti come vettori. Come vettori su Kt meno 1. Questo vuol dire che esistono coefficienti, non tutti nulli, coefficienti alfa, beta, gamma in Kt meno 1, non tutti nulli, con alfa per il primo. Ah, ci sono troppe alfe, scusate. Facciamo RST con R per 1 più S per alfa più T per alfa quadro fa 0. Ok. T non è 0, perché se T fosse 0, questa formula mi dice che alfa è uguale a... No, se T è 0, e anche S è 0, anche R è 0, quindi S non può essere 0. Quindi se T è 0, posso concludere che alfa è uguale a meno R diviso S, ma questo è un elemento di Kt meno 1, e questo non è vero, abbiamo detto. Perché se alfa sta in Kt meno 1 non c'è niente da dimostrare. E quindi questo è falso. E quindi T non è 0. E quindi posso calcolare alfa con la formula, no? La formula della scuola media. Alfa è meno S più o meno la radice quadrata di S quadro meno 4RT diviso 2t, e posso dividere per t perché t non è 0. Oh, ma questo numero posso costruire? Se so costruire, quindi io so, S, R, S, T stanno in Kt meno 1 e in particolare in L per induzione, quindi sono costruibili. Ma se ho questi numeri costruiti, posso costruire il discriminante, perché è un prodotto, è una somma. Posso costruire la radice quadratica, perché il campo ha la proprietà, no? Se quindi forse scrivo qualche dettaglio, allora S quadro meno 4RT sta anche in L, e quindi anche la radice quadrata sta in L. Tutto sta in L, alfa sta in L. Ma se alfa sta in L, anche il campo generato da alfa sta in L, ma questo è Kt che sta in L. E quindi ho fatto il passo induttivo, io per ipotesi K alla T meno 1 sta in L, e ho fatto vedere che posso quindi anche dimostrare che il campo successivo sta in L, e quindi stanno sempre in L. E vedete cosa, questi due da dove vengono? Questi due vengono da questa radice quadrata qua, e vengono dalla proprietà che se Z sta in L, anche la radice di Z sta in L. Tutto lì. Essenzialmente
se vuoi dire la dimostrazione in una riga, la dimostrazione è z in L implica radici di z sta in L. Questo è il cuore della dimostrazione. Quindi abbiamo dimostrato che infatti i numeri complessi che stanno in una catena di campi di questo tipo sono infatti costruibili. Adesso il viceversa. Pensateci un po', perché è vero il viceversa? Perché tutti questi numeri che posso costruire con mia riga e il mio righello, tutti questi numeri stanno sempre in un campo che è una catena di estensione quadrati, estensione di grado 2. Come mai? La ragione è essenzialmente come fai a costruire numeri. Costruire numeri, quindi questa è la dimostrazione in questa. Costruire numeri complessi da numeri complessi dati. Ci sono essenzialmente tre modi, non essenzialmente, ci sono tre tipi. Può essere che ho quattro numeri complessi, z1, z2, z3, z4, e voglio, loro sono già costruiti, e voglio dimostrare che anche e allora anche questo è costruibile, no? Questo è costruibile da questi numeri. Questo è il primo processo. Un secondo processo è che ho un z1, ho una circonferenza con un z2 sulla circonferenza, quindi conosco il raggio, e c'è un z3 qua, e poi faccio è un z4 qua, e faccio l'intersezione della retta che passa per z3 e z4 con la circonferenza e trovo due punti di intersezione che sono quindi costruibili. Questo è il primo processo, il secondo processo. Il terzo processo è di fare la stessa cosa con due circonferenze. Quindi se ho due circonferenze, centro z1, un z2 sulla circonferenza è un secondo, z3 e un z4, allora i punti di intersezione sono costruibili. Supponiamo adesso che questi z1, z2, tutti questi punti stanno già in qualche campo, no? Quindi sia Q in K, e K è il campo generato dai punti dati. In ogni caso sono quattro, no? In ogni caso sono sempre quattro punti. No, se per ipotesi so già che questi stanno in una successione di campi di grado 2, faccio per induzione, faccio vedere che i punti nuovi che posso costruire stanno anche in una successione. Per induzione suppongo che z1, z2, z3, z4 sono già contenuto in un campo KT di questo tipo. E
E adesso voglio dimostrare che anche i punti nuovi che posso costruire adesso stanno anche in una successione, uno in più. Quindi faccio vedere che diamo nomi a questi punti. Questo chiamo W1, questo forse W2, W3, W4, W5. Voglio dimostrare che i punti nuovi sono in KT+1 per qualche KT+1 che contiene KT di grado 2. Questo, d'accordo? Così man mano posso far vedere che tutti i punti costruibili hanno questa proprietà. Ma come fai questo? Ma allora dobbiamo fare calcoli, perché per esempio il primo caso, se questi quattro punti stanno già in un certo campo, nel campo KT, allora per calcolare questo W1 devo calcolare le equazioni delle due rette e calcolare il punto di intersezione, geometria 1. Come si fa? Ma sapete come si fa, no? Ma sapete quindi anche che se Z2, Z3, Z1 e Z4 vanno coordinati in un certo campo, anche le equazioni delle rette avranno equazioni nello stesso campo. E anche il punto di intersezione avrà coordinate nello stesso campo. Perché non ci sono mai radici, seni, coseni, è tutto algebra lineare, non succede niente. E quindi nel caso 1 il punto di intersezione sta nello stesso campo di Z1, Z2, Z3, Z4, perché algebra lineare. Ma non è più così nel secondo caso. Cosa succede nel secondo caso? Nel secondo caso c'è una retta e c'è una circonferenza, e una circonferenza ha un'equazione di grado 2. E se cerchi di calcolare i punti di intersezione, cosa devi fare? Devi calcolare qualche radice quadrata a un certo punto. E quindi è questo ha come conseguenza che le coordinate di questi punti di intersezione non stanno più nello stesso campo, ma stanno al peggio in un'estensione di grado 2, in un'estensione che ottieni aggiungendo la radice quadrata che ti serve. E questa è la dimostrazione. Quindi si può dire viene tutto dal teorema di Pitagora, perché il teorema di Pitagora dice che l'equazione di una circonferenza alla forma x ma in generale se lo scrivo in R2, ma forse non lo scrivo, la circonferenza ha un'equazione di grado 2 e quindi per calcolare W3, W4 ci vuole forse una radice quadrata di un elemento KT. E quindi io prendo allora KT+1, prendo KT e aggiungo la radice quadrata di quell'elemento, di qualche elemento, cosa sarà un discriminante di un'equazione di grado 2. Non voglio fare i calcoli, ma sapete come calcolare intersezione, retta e circonferenza, no? A un certo punto c'è un'equazione di grado 2, prendi la radice del discriminante. E due circonferenze. Ma questo in realtà è un po' sottile, non basta dire ma sono anche equazioni di grado 2, fatto.
questo non è vero, perché anche un'ellisse ha equazioni di grado 2, ma se faccio l'intersezione di due ellisse posso avere 4 punti di intersezione, mentre quando fai l'intersezione di due circonferenze ci sono sempre al massimo 2. E quindi il punto è che quando facciamo l'intersezione di due circonferenze, se scrivo 2, ecco una circonferenza, e qua una seconda circonferenza, e se faccio la differenza, che è l'equazione della regla, la differenza, allora tutti i quadrati cancellano e mi viene 2a meno 2a primo meno 2ax più a quadro meno a primo quadro più 2b primo meno 2by più b quadro meno b primo quadro e r quadro meno r primo quadro. Questa è un'equazione lineare, vedete tutti i quadrati vanno via, e questa è un'equazione di una retta, e infatti è la retta che passa per questi due punti, e questo mi riporta il problema secondo. Quindi problema 3 diventa problema 2. C'è anche da notare forse che se qua i coefficienti hanno coordinati in un campo, anche i coefficienti qua stanno nello stesso campo. Quindi essenzialmente la ragione perché c'è questa successione di campi di grado 2 è perché la circonferenza, la figura che il compasso fa, ha un'equazione di grado 2. Domande su questo? Ok, adesso voglio parlare dei poligoni regolari. Quindi vogliamo sapere e determinare i numeri naturali n tali che il poligono regolare di n lati è costruibile, e questo è, sono gli stessi n tali che e alla 2 pi greco i diviso n è costruibile. E questo quindi ok. Allora, prima osservazione, primo lemma, che se ho due interi n e m positivi e con mcd 1, allora e alla 2 pi greco i diviso è il prodotto n m è costruibile, o forse lo posso dire così: allora il campo generato da questo numero, sottocampo in C, questo è il sottocampo in C, il più piccolo sottocampo che contiene questo numero, è uguale al campo generato da E alla pi greco I diviso N e virgola E 2 pi greco I diviso m. Questi campi sono uguali. Questo implica che se uno sta in una successione di estensione di grado 2, anche l'altro
ha questa proprietà. E quindi questo implica che E alla 2 pi greco I diviso NM è costruibile se e solo se questi due numeri sono costruibili. E la dimostrazione è molto facile di questo fatto. Prima dimostro questa inclusione. Questi due numeri sono contenuti in questo campo. Perché? Perché sono tutte e due potenze di questo numero. Per esempio, E alla 2 pi greco I diviso N è la emesima potenza di E alla 2 pi greco I diviso N. È la stessa cosa per M. E quindi stanno nel campo generato da questo numero. No, questo implica quindi che E alla 2 pi greco I diviso M e E alla 2 pi greco I diviso N sono contenuto nel campo a sinistra. E quindi il più piccolo campo che contiene questi due numeri è contenuto qua dentro. E per l'altra direzione dobbiamo usare che N e M sono coprimi. Quindi nell'altra direzione uso Bézout. Bézout mi dice che esistono due interi A e B in Z con la proprietà che AM più BM fa 1, perché sono coprimi. E se divido questo per NM, adesso trovo che A diviso M più B diviso N fa 1 diviso M e N. E quindi trovo che E alla 2 pi greco I M alla A per E alla 2 pi greco I diviso N alla B è E alla 2 pi greco I diviso NM. E quindi questo numero è contenuto nel campo generato da questi due numeri. E questa è l'inclusione nel senso opposto. E perché dimostro questo lemma? Perché spezza il problema della costruibilità di un poligono in lati in fattori coprimi. Se lo so risolvere per potenze di un primo, lo so anche risolvere per tutti i numeri. Quindi questo è il senso del lemma. Quindi adesso fattorizzo N, prodotto di potenze di numeri primi, e mi concentro sui fattori che sono potenze, e poi grazie con questo lemma posso alla fine incollare il risultato. Quindi considero il caso N è una potenza di un numero primo. Ok, allora abbiamo quindi E
alla 2π greco i diviso π alla m. E mi interessa sapere chi è il suo polinomio minimo. Perché se questo non è un grado di 2, so che il poligono non è costruibile. Quindi se il polinomio minimo lui non ha grado potenza di 2, quindi ha grado che non è una potenza di 2, allora posso dire non è possibile costruire un poligono regolare con π alla m lati. E quindi il problema diventa puramente algebrico, potrebbe essere un esercizio. Chi mi calcola il polinomio minimo di questo numero algebrico? No, non è difficile trovare un polinomio che sia nulla in questo numero, perché la πmesima potenza di questo numero è 1. Quindi se chiamiamo questo numero z per adesso, allora z è uno zero del polinomio x alla π alla m meno 1. Ma questo polinomio non è irriducibile. Ma c'è un fattore, chi lo sa forse, come si fattorizza questo polinomio, ma in generale, per esempio x alla π meno 1 si fattorizza come x alla π meno 1 più 1 per x meno 1, giusto? Questo sapete, e questo è irriducibile con il criterio di Eisenstein. Allora abbiamo già trovato la risposta quando m è 1. Quando m è 1, il polinomio minimo è questo. Quindi forse lo scrivo qua. Per m uguale a 1, il polinomio minimo è questo. Forse lo scrivo così. È x meno 1, p meno 1 diviso x meno 1, che è irriducibile. Troviamo x alla π quadro adesso. Puoi ripetere il trucco, ma invece di farlo con x, lo faccio con x alla π. Questo è x alla π meno 1. E posso ripetere il trucco. Quindi questo diventa x alla π per π meno 1 più x alla π più 1 per x alla π meno 1. E questo posso sempre fare, anche con potenze superiori. E faccio vedere, quindi in generale, x alla π alla m meno 1, posso fare il trucco con x alla π alla m meno 1, 1 in meno, e mi viene x alla π alla m meno 1 per π meno 1 più x alla π alla m meno 1 più 1 per x alla π alla m meno 1 meno 1. Vi faccio vedere che tutti questi polinomi sono irriducibili. Piccolo lemma. E tutti questi polinomi posso scrivere come quoziente, no? Quindi come ho fatto qua, no, questo polinomio per esempio posso dire che questo diviso questo, e questo polinomio qua è questo diviso questo. Forse c'è una cosa da dire. Guarda, quindi
guardiamo prima il caso P quadro. Quindi se scrivo x P quadro meno 1 è x alla P P meno 1 più x alla P più 1 per x alla P meno 1. Allora io so che z, che è e alla 2 pi greco i diviso pi quadro, è uno zero. Si vede, se prendo la pi quadroesima potenza trovo 1. Quindi questo è uno zero. E quindi è uno zero di questo prodotto di polinomi. Quindi o è uno zero di questo polinomio o è uno zero di questo polinomio. Ma può essere uno zero di questo polinomio? Ma guardiamo, se calcolo la piesima potenza, vedo se mi viene 1. Ma se calcolo la piesima potenza mi viene e alla 2 pi greco i diviso pi. E questo non è 1. E quindi z non è 0 di questo fattore, ma per forza è 0 di questo fattore. E anche qua è così, se ho... Posso... Anche qua è così. La prossima volta faccio vedere che questi polinomi sono irriducibili. E continuiamo. Okay?